8 nuove imprese reggine hanno aderito alla rete antiracket promossa dall'associazione Libera, denominata Reggio Libera Reggio. La manifestazione, che ha tra i promotori anche l'amministrazione comunale, si è svolta all'interno del ridotto del Teatro Cilea, luogo che ha accolto anche 8 testimonial responsabili di altrettante storiche aziende aderenti alla rete del consumo critico di Libera. Per l'occasione si è registrata anche l'adesione di alcune imprese del territorio provinciale reggino e di una struttura turistica al momento sotto tutela commissariale. La libertà non ha pizzo, è stato detto nel corso dell'evento, durante il quale sono stati consegnati gli attestati di adesione. Si allarga la famiglia di coloro i quali vogliono impegnarsi a fronteggiare l'andrangheta anche con la denuncia, anche con il consumo critico. Si allarga la famiglia perché abbiamo deciso che questa iniziativa, questa campagna, che era circoscritta a Reggio Calabria, si estendesse in tutta la Calabria. La città sta segnando una forte discontinuità rispetto al passato. Questo avviene perché oggi finalmente si dà valore a un lavoro carsico che le associazioni con Libera in testa hanno fatto negli anni passati, ma spesso lo hanno fatto da sole. Da qualche anno invece c'è un lavoro di sinergia con le istituzioni, la squadra Stato è presente in città, le forze dell'ordine, la prefettura, sul piano naturalmente della repressione, ma oggi c'è una nuova consapevolezza rispetto alla legalità, sul piano dell'educazione alla legalità, sul piano della cultura alla legalità. E questo gesto non ha un valore simbolico, significa che altre imprese, rispetto a quelle che già in passato lo hanno fatto, hanno deciso di schierarsi.